Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video di Mete Misteri SCP. Oggi parleremo dell'SCP 434, chiamato anche Un incontro con me. Se vi state chiedendo cosa, eh, cosa è questo rumore, è perché ho qua praticamente vicino un piccolo ventilatore. Perché si sta morendo? Scusate dal caldo, e gestire il video con questo caldo non è tanto facile. Quindi capite. Invece cercare di prevenire un pochettino questo caldo, mi sono messo un ventilatore qua. Eh, cassa dell'oggetto e Io spero che il ventilatore comunque non mi dia fastidio, c'è cioè col rumore. Di questo SCP non è disponibile la foto. Procedura speciale di contenimento. SCP-434 deve essere contenuto in un cavo quando non è in uso. SCP-434 non deve essere utilizzato da individui violenti con una storia di formazione Problemi psicologici alle spalle o da umanoidi SCP: chiunque utilizzi SCP-434 deve essere completamente disarmato. Una squadra completa di sicurezza deve essere presente durante ogni utilizzo di SCP-434, e ogni osservazione del personale psichiatrico deve essere effettuata da una postazione isolata. Descrizione SCP-434 appare come un'antica fava per conferenze. SCP-434 non mostra funzionamento se non sono presenti almeno otto sede posizionate intorno. Quando un soggetto siede a SCP-434, sette duplicate appaiono sulla rimanente sede. Questi individui, denominati da SCP-434-1 a SCP-434-7, sembrano possedere tutte le conoscenze e i ricordi del soggetto duplicato. Ma apparentemente è solo un frammento della sua personalità. Gli SCP 434 sono consapevoli della loro natura temporanea, ma raramente reagiscono in maniera negativa a questo. Quando vengono poste le loro domande riguardanti tale argomento, rispondono che, son che sono elementi del soggetto originale e vivranno in lui per sempre. I duplicati rimangono per un giorno intero dopo che il soggetto ha lasciato il tavolo, dopodiché svaniscono senza lasciare tracce rilevabili. Tuttavia, i duplicati sono più che in grado di attaccarsi tra loro, aggredire il personale presente e, in rari casi, quando il soggetto originale è mentalmente stabile, il soggetto stesso, mentre le lezioni non hanno effetti duraturi. La morte di un duplicato determina un sostanziale cambiamento nella personalità del soggetto originale, corrispondente alla mancanza dell'aspetto incarnato da duplicato che è deceduto. Segue una descrizione del SCP-434. SCP-434-1 non sopporta le critiche e non ammetterà mai che il soggetto abbia avuto colpe. SCP-434-1 ignorerà sempre qualsiasi prova del contrario. Le conversazioni con questo duplicato saranno incentrate sugli aspetti positivi del soggetto. La parità di SCP-434-1 determina un crollo dell'autostima e della sicurezza in se stesse. SCP-434-2 agirà ed aiuterà il soggetto, sempre perseguendo il proprio to tornaconto, senza curarsi del benessere o delle necessità degli altri. La parte di SCP-434-2 fa sì che il soggetto smetta di considerare le proprie necessità nelle varie decisioni, molto spesso in maniera fatale. SCP-434-3 parla mente e quando lo fa, lo fa per consigliare al soggetto di evitare qualunque sforzo e attività fisica. La perdita di scp 434 determina l'incapacità del soggetto a dormire senza l'ausilio di sostanze chimiche e la sua fluttanza è concedersi qualsiasi tipo di riposo. SCP-434-4 sarà spesso fissato su un oggetto o su una qualità posseduta da una persona conosciuta, dal soggetto, e ne consiglierà l'acquisizione. SCP-434-4 reagirà negativamente a tutti gli individui che non sono il soggetto. La parete di SCP-434-4 si tramuta nell'incapacità di percepire gli oggetti come tali e alla lunga nella graduale parete di senso di sé. SCP-434-5 consiglia al soggetto di assecondare i propri capricci e di decidere non curandosi della fattibilità o della presenza di altri requisiti. La perdita di SCP-434-5 determina la perdita del soggetto della capacità di trarre di divertimento da qualsiasi attività con il danno fisiologico associato previsto. SCP-434-6 consiglierà al soggetto di affrontare ogni avversità con aggressività, attività attiva o passiva. SCP-434-6 è probabilmente il più violento. La parte di SCP-434-6 fa sì che il soggetto diventi totalmente passivo con il tentativo continuo di evitare ogni tipo di conflitto. Soggetti privi di SCP-434-6 eviteranno qualsiasi forma di violenza, indipendentemente dalla situazione. SCP-434-7 dirà al soggetto quale crede che sia per loro migliore strategia a lungo termine, non curandosi dei bisogni degli altri. La perdita di SCP-434-7 si tradurrà in un rovinoso peggioramento della capacità di soggetto a pene decisioni a lungo termine. SCP-434 è stato portato all'attenzione della Fondazione da un bremo dell'ordine di San, un'organizzazione che storicamente è entrata spesso in contatto con gli SCP. Secondo la segnalazione SCP-434 aveva dovuto trovarsi in un cavone del Vaticano, ma quando la Fondazione ha mandato una squadra a recuperi, il cavone è stato trovato vuoto. Analisi forense hanno rilevato la presenza di tracce di sangue e residui di un recente scontro da fuoco. Nel 1900 la Fondazione è venuta a conoscenza di una della polizia in Haus, uno stabilimento della MCD. Un esame dei rapporti delle forze dell'ordine ha permesso alla Fondazione di localizzare SCP-434 prima che venisse recuperato da MCD. La datazione del carbone effettuata sul legno con cui SCP-434 è costruito indica che l'oggetto ha circa 3.000 anni. La teoria, attualmente accreditata dai ricercatori della Fondazione, sostiene che SCP-434 sia stato costruito con materiale recuperato da un SCP molto più antico. SCP-434 si è dimostrato un utile strumento sia per la votazione del personale sia per gli interrogatori non convenzionali. Il suo utilizzo per modificare i comportamenti dei soggetti problematici è in attesa di approvazione. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima!